Sì, grazie Presidente. Molto velocemente, l'impegno alla Giunta a intervenire con ogni modalità per poter garantire che episodi come quelli a cui abbiamo assistito mediaticamente a livello praticamente planetario, perché quel video ha girato in tutto il pianeta, non si ripetano più. Evidentemente però quegli episodi non sono strettamente legati a un certo tipo di violenza. Appartengono comunque a una filiera rispetto alla quale in quel territorio certi comportamenti sono strettamente collegati a quanto l'amministrazione non riesce a sopperire. In questo caso si parla di dotazione di forze in organico rispetto alla pubblica sicurezza, ma si parla anche rispetto a quello che chiediamo in Parlamento, maggiore tutela dei nostri territori. Il fatto comunque di poter intervenire con delle leggi chiare, anticorruzione, il fatto di poter intervenire rispetto a tutto quello che può essere possibile fare per garantire nei nostri territori l'assoluto rispetto della legalità. Quindi è un impegno molto semplice, un impegno che si sposa anche alla massima condanna che l'Aula può esprimere rispetto al gesto e alla solidarietà, ovviamente, rispetto alla troupe che è stata aggredita. Grazie. A lei.